Siamo con il colonnello Alfonso Amaturo, comandante provinciale della Guardia di Finanza di Viterbo. Oggi una grande giornata sicuramente, è il 238esimo anniversario. Che valore ha questa festa? E queste feste hanno sempre un grande valore, ma oggi credo di questi tempi ne ha ancora di più, perché come ho detto nel mio discorso, oggi l'Italia si aspetta molto dalla Guardia di Finanza, soprattutto per la difficilissima congiuntura economica in cui ci troviamo, e quindi evidentemente sentiamo molto il carico, la responsabilità di ciò che il governo e l'Italia si attende da noi. E quindi questa è stata un'esortazione a tutti i finanzieri ovviamente a perseguire su questa strada, ma a fare ulteriori sforzi a che possiamo dare quel piccolo contributo a che l'Italia possa uscire fuori da questa situazione molto difficile. Lei ha parlato di congiuntura finanziaria e economica, che tra l'altro comunque spinge i cittadini ad avere una vicinanza maggiore alla Guardia di Finanza. Certo, non a caso ho parlato di sicurezza economico-finanziaria partecipata, perché noi ci aspettiamo molto dai cittadini. Vede, a volte negli anni scorsi si è parlato sempre di delazione fiscale, eccetera, come se fosse una cosa riprovevole. Io faccio solo una riflessione: se ci viene il ladro a rubare in casa, chiamiamo i carabinieri; se qualcuno non paga le tasse, è meglio chiamare la Guardia di Finanza. Tutto lì. Ecco, ma sicuramente i cittadini adesso hanno una maggiore sensibilità e attenzione da questo punto di vista. Assolutamente. Per colpa o grazie alla crisi, diciamo che sicuramente nell'ultimo anno abbiamo assistito a un notevolissimo incremento di sensibilità da parte dei cittadini sugli argomenti fiscali, questo sì, sicuramente. Le Fiamme Gialle però non fanno servizi solamente di tipo appunto economico-finanziario, ma anche di altro genere. Certamente, controllo del territorio innanzitutto, molti servizi di polizia giudiziaria, lavoriamo a strettissimo contatto con l'autorità giudiziaria e anche in materia di stupefacenti, attività a tutto tondo. Ad esempio sul lago di Bolsena operiamo con la nostra unità navale, operiamo sia dal punto di vista del controllo delle attività sul lago, ma anche e soprattutto operiamo soccorsi a natanti in difficoltà. Una piccola riflessione: come è cambiata la Guardia di Finanza in 238 anni di attività? La Guardia di Finanza, ho citato la Legione Truppe Leggere, da quel lontano 1774 è completamente cambiata, si è rivoluzionata totalmente, ma questo è logico, perché è un corpo calato nella collettività, nella vita della collettività, e quindi necessariamente ha dovuto cambiare continuamente i suoi modelli operativi. Resta però un substrato, diciamo, che quello ci contraddistingue ormai da 200 anni, e che è sempre comunque fare il proprio dovere.